Ciao ragazzi, sono Falcone, oggi sono tornato con un nuovo video del nostro Monaco per cercare di... Allora, due cose importanti prima che iniziamo. In seguito ai vostri feedback sull'ultimo video, ho operato due modifichine alle regole che vi avevo dato. Allora, rimuoviamo il discorso peggiore in campo, perché con i voti di FIFA è effettivamente un macello e soprattutto io sono un tipo talmente ipercritico che ci penso io a cacciar via quelli che giocano male. Non avrebbe senso, onestamente. E il discorso offerte e ricevute, irrinunciabili, lo applichiamo ai sei principali campionati europei e basta. Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia e Portogallo. Offerte provenienti da altri campionati saranno valutate sulla base del nostro eventuale interesse ad accettarle o meno, ma non saranno irrinunciabili, perché uno che gioca in C tedesca e gli viene offerto un contratto, che ne so, in Argentina, potrebbe pure dire non ce vado perché non me va. Ecco, per cui lì ci pensiamo noi. Detto ciò, eravamo rimasti alle offerte, ragazzi. Ho fatto gli allenamenti a telecamere spente, sono arrivati vari resoconti e... Allora, abbiamo Federico Milo, che effettivamente... Libromastro! Eccolo, scusate, Libromastro. Terzino sinistro. Allora, Federico Milo, vecchia conoscenza, no, saldo CV, è un discreto giocatore che costa 1.300.000 e io quasi quasi un'occhiatina gliela darei. Ibrahimagic è un 52, raga. Non si può fare. Il Fossa ce lo teniamo a Football Manager, mi sa. Poi Michael Smith. Lui è uno... No, scatto 68, ma rimangio tutto. Come non detto, Koulibaly uguale. Pinola, peggio me sento. Sarebbe stato intrigante come acquisto così d'emergenza, ma a parte che in Chevier, secondo me. Però, da valutare. Poi, qua abbiamo fatto. E siamo soddisfatti della crescita di Eric Tallig. Oh, allora è pronto? Di già? Piano di crescita? Ok. Ma non è finito il discorso. Sì, è finito, ok. Allora, detto ciò, noi abbiamo... Potremmo provare a prendere Federico. Il vecchio Federico Milo. Che secondo me... Se ci vi è... Sì, lo adattiamo a destra e via. Però io in tutto ciò vorrei provare... Bene, non hanno interesse. Benissimo! Benissimo! Allora, Del Pino ha firmato. Quindi, niente. Lucas, siamo poco competitivi. Per forza ci verrebbe, però non abbiamo uno schema che preveda. Non è niente. Ragazzi, è dura. È dura. Ho mandato a osservare un paio di giocatori che mi avete segnalato. Sto mandando gli osservatori in giro a cercare. Lui mi ispirava un sacco, Ragnar. Ci avrebbe anche il nome celebre, ma costa un botto di soldi. E quindi lo mettiamo intanto. Zlatanovic, anche lui lo sto valutando, ma ho già chiesto, vabbè. Osawe, me l'avete segnato in tanti, lo stiamo osservando, fra 9 giorni ci dicono. Nua pure, chiedi e manda, ok. Sto cercando, per una volta uso gli osservatori, ragazzi, è una cosa più unica che rara. Kruger costa un botto, però... Io, il nostro Freddy Krueger, un'occhiatina gliela darei. Certo, i soldi ce l'abbiamo, però si potrebbe provare un prestito. Ah no, non vuole scendere. A Krueger, allora attacca da sta cippa e gioca dove stai. Che te devo di? Cambia ruolo. Bene. Allora, Nedeka è diventato COC e a questo punto... Allora, lui potrebbe fare sia l'attaccante ombra, che si adatterebbe a una crescita di un certo tipo, sia il centrocampista offensivo. Ma io sono più tendente al Dinamo, perché mi interessa che lui sappia dribblare, passare e correre.
Quindi Dinamo e vada per Dinamo. Poi altre cose. Io ragazzi, onestamente, Steinhardt ha 28 anni. Un piano di crescita forse ti servirebbe? No, qua praticamente sei bloccato. Quest'icona qui col tachimetro corto vuol dire che non crescono più, mi sa, eh. Sì. Ragazzi, io onestamente piani di crescita generali per tutti non li metterei, per il semplice fatto che alcuni crescono meglio col discorso equilibrato. Allora, l'unica cosa che vorrei fare per Lex è fermargli la crescita, o meglio rallentarla, non la crescita, la perdita, sullo scatto, perché ci serve. Manterrei questi valori di corsa e secondo me possono essere la cosa migliore. Poi per il resto altre cose, ragazzi, qua secondo me Miura sta una favola. 53 anni e non sentirli. Cioè lui non ha neanche il problema del crollo. Cioè non... Se la sente caldissima. Equilibrato. Ma come scatto? Come scatto 26 e 24, ragazzi? Cos'è successo a me? No, scusate, che cosa è successo? Cosa gli è successo a Miura? Ma io non l'ho comprato in queste condizioni terribili. Vero? Ma dico, ma 26 di scatto non li ha mai avuti Miura. Io devo andare a rivedere i vecchi video. Piano di crescita per il buon Kensuke. Gli blocchiamo attaccante mobile. Attaccante mobile, blocca un attaccante mobile, ma per carità. Ma cavolo, ma Miura sta crollando. Cioè, c'ha avuto una settimana di coma per essere arrivato a 25 di velocità. È peggio di Mulders. No, ragazzi, dai, veramente. Ma cosa è successo? Un Miura in coma ci abbiamo. Non è possibile, ragazzi. È troppo brutto per essere vero tutto questo. Ragnar 2007. Scatto 78. A Ragnar pensavo meglio, eh. Evina. Stanno già arrivando i primi. Pull grave. E se è grave, lasciamolo dov'è. Potrebbe non arrivare in tempo. Josh. Osawe, se ci dicono qualcosa, è bello. Sono rimasto malissimo per Miura. Io non posso giocare con uno che c'ha 23. Brown no, abbiamo detto che è il nostro bonus di quest'anno. Di più d'offerta, a parte dal Copenhagen, penso. Copenhagen! Allora. Oh, fermi. Fermi, sono arrivati i giovani. Allora, Grigenko, mi levo un attimo di mezzo così vedete anche le facce. Grigenko. Criticos. Ah no, questi sono i nostri. Allora, Sweeney. Bella. Ciao Sweeney, te voglio bene. Wally. Ciao. Valverde. Montoya. Criticos e Grigenko li teniamo. Benissimo. Poi. Aggiornamento mensile. Oh, Gabriel Bello. Gabriel Bello, potenziale 80. Mark Quiroga, lo osserviamo meglio. Thomas Muñoz, potenziale 94. Da osservare più da vicino. Ma no, ma intanto lo ingaggiamo, poi ci si pensa. Gli altri verranno seguiti. Benotto. Me ne ha trovato ben uno, non Benotto. Io mi aspettavo 8. No, no. Non mi è piaciuto, devo dire la verità. Non mi è piaciuto.
Ma aspettavo di meglio, Benotto. Scusami, ma sei stata una profonda delusione, Benotto. Fatelo dire. E vamonos. Allora, squadra stanca. A dire la verità, squadra stanca. Nödeka, fresco di nuovo ruolo. Io non me capacito di Miura. Cioè, correva una volta Miura, oh. Vero che correva? O forse è per quello che tanti mi hanno detto, ma che cosa hai comprato? E io pensavo... Io comunque... No, scusate, io devo... Adesso devo un attimo vedere in secondo, eh. Cioè, veramente... Intanto che carica, io guardo un attimo un vecchio episodio, perché... Devo capire chi ho comprato, cioè non è possibile. Si gioca in un'atmosfera magnifica. Devo capire chi ho comprato, non può essere. Io non posso comprare uno che ha 23 di velocità. Non posso essere arrivato fino a sto punto. Solo il fischio dell'arbitro. Non lo trovo, vabbè, lo vedrò. Adesso non si fa in tempo. Ma io non me capacito. Non può essere. Io non posso essere arrivato a sto punto. Decisa. Dai ragazzi, ci serve la prima vittoria. Viene chiuso. Dai. Mulders, adesso che Miura ha svelato il suo vero volto, credo che toccherà a te, eh. Ti prego. Azione da seguire. Ti prego. E c'è il gol. Ma segna sempre Kensuke. Segna sempre Kensuke. Mamma mia. Che giocatore, Kensuke-san, grazie. Grazie, Kensuke-san. Kensuke sì. Sperando che pure questo non abbia il crollo verticale che ci ha avuto Miura. Però, vabbè. Ma ho un dubbio, non è che ci hanno sostituito Miura con quello che sta scrivendo Berserk? Che potrebbe essere, eh. Apri tutto. Porca miseria, te dico apri tutto, te dico. Andare a cross. Ah, in queste Brown è fondamentale, Pier. Ci vuole. Mamma mia, Brown. Che dinamismo, eh. Wow. Complimenti vivissimi. Ciao la miseria. È buona per Barriager. Se qualcuno andasse in mezzo, madre santa. Madre santa. Bravissimo Neodoka. Kensuke, l'hai visto? Quanto ci metti a Kensuke. È buona. Ma non puoi tirare a sta velocità. Vabbè. Comunque, squadra veramente molto modesta quella che abbiamo di fronte. Non so neanche come si chiami onestamente in questo momento. Mi sfugge. Guarda Barriager. Bravissimo Barriager, che si propone bene. Alto prospetto importante. Sì, però se non te impari a crossare, figlio mio, prospetto importante. Vabbè. Kensuke, dopo il gol sei scomparso. Ma che sei, imparentato con Corea? Brown. Per Nagai. Sempre Brown. Tra le linee. A chi? Dai. Sempre Brown. Ma porca miseria. Kensuke vicino alla doppietta. Non si è manco mosso, è rimasto di legno. Ai. Mamma mia, mol. Andiamo a vincere. Nagai. La finta più lenta di tutto il sollevante. Grandissimo Kensuke. Grandissimo. Io comunque devo chiamare uno specialista per Miura, perché non capisco come sia possibile. Ma a parte che me ne accorgo subito poi di come stanno le cose, perché se questo c'aveva veramente 25 di velocità, cavolo, me ne sarei accorto. Spero, credo. Cioè, quando corri è più lento di quando cammina, ma non è normale. Cioè, quando attivi la corsa è più lento della camminata. Ma non è vero. No, comunque non può essere, dai raga, non può essere. È scesa a 25 del botto. È un film di orrore, non può essere. Comunque ragazzi, per quelli che lo stavano chiedendo, ho visto un parecchio nell'ultimo video. Dice, ma che slide stai usando? In realtà nessuna slide, perché ho confidato nel fatto che EA avesse messo un po' a posto la difficoltà Ultimate. E ho confidato soprattutto nelle difficoltà intrinseche della terza divisione tedesca.
Quindi la difficoltà è sta, cioè siamo a ultimate come difficoltà, ma senza slide modificate per ora. Poi eventualmente valuteremo, ma tanto non penso. Pallone riconquistato grazie al pressing, il tecnico avrà sicuramente apprezzato. Dormita colossale, come possiamo vedere da queste immagini. Non si possono perdere certi palloni. Bravi, Io devi avanzare ad approfittarne. l'avevo dato a quello che stava sulla fascia, però. L'avevo dato a quello che stava sulla L'allenatore fascia. Ci credo che Pastore l'hai tiene a tirata. posto L'ho col gol del tirata anch'io dentro 2-1, la testa. Ma possibile poi, ma che qui la sua compenetrazione c'è fra il azione. giubbotto di capelli? È Siamo di nuovo in parità grazie al gol agghiacciante. Vabbè. dell'1-1. Apprezzabile questo Niente, ci pallone. stanno a caricare. Ci stanno a caricare. L'andiamo pure a perdere questa. Il Strisce palla alla ricerca bello del è che. momento Il giusto. bello. Il Mamma portiere mia, in Hiller. arriva. Il bello è che dicevo che erano belli modesti loro. Pensa se non erano belli modesti. Mi Occhio al pallone in mezzo. sembra adesso tornate ai tempi del Millwall per le difficoltà che abbiamo a partire. Comunque, campionato è lungo il campionato. Non c'è problema. Con Avanza sulla tre quarti. molta calma. Occhio al traversone. Ho perso il conto dei passaggi. Molto bravi qui, fanno È correre. fuori C'è la parata gioco, oh. sicura del portiere che blocca il pallone. Kensuke. Niente. Miura non si regge più in Si piedi, è sono messi in arrivato. condizione. Pareggio A che arriva Miura è il dall'inizio. momento di Tiki-taka sfruttare arriva. l'entrata gratis al cinema, eh. Penso che sia arrivato il momento di accannare col calcio Vediamo cosa e di inventa ora. usare gli sconti per gli anziani al Può cinema. colpire Eh da lì. sì. Può metterla in mezzo. Tentativo impreciso del difensore che Sì, non riesce a vabbè, però liberarlo. È ragazzi, infela il santo cielo portiere. Hanno sfruttato nel benedetto. migliore dei modi il pallone Santo recuperato cielo in benedetto. Andarla precedenza. pure a Ottimo perdere, pressing no. qui. Cioè, andarla pure a perdere, no. È Il troppo, è replay troppo. mostra È la troppo, troppa veramente. È sufficienza qui, troppo. la difesa a È liberare l'area. troppo, Gli è troppo, è avversari hanno troppo. Ci serve approfittato una del punta, ragazzi, ci relativo serve una impegno punta. per Adesso che ha recuperare svenuto. palla e Che ha imbastire svenuto la Miura. ricerca. Allora, fermi, 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 fermi. Lex. Posto di uno spentissimo. Nödeka. E mettiamo Greilinger al posto di Bariager perché 100 secondi da giocare ancora. c'è Pubblico bisogno di di lui. casa Dai, capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora forza, 8 continua a minuti. incitare la squadra. Cambi Ti in questa prego. formazione. E Ti secondo me prego. la scelta Ti giusta al prego. momento giusto, Ti Pier. prego. Palla Mamma consegnata mia, agli Miura. avversari. Mamma mia, Miura. Il nostro Miura è Quando Bobo arrivato, segnala ragazzi. un minuto di recupero. Il nostro Miura è ufficialmente arrivato. Non ho Se visto le si tratti di statistiche un sui passaggi, bug o no, stanno non lo proprio dicendo so, cosa ma può il mio nostro passare. Miura è La ufficialmente superbia è una arrivato. delle Con quel sfide del 20 in calcio. velocità possiamo dirgli addio. Possiamo dirgli addio. Raga, sconfitta meritata. Sconfitta strameritata. Quando uno è rincoglionito, è giusto che perda. Direi di sì. Non abbiamo scuse, è la verità. Dobbiamo fare, insomma, cose realistiche. È un ottimo giocatore. Ma perché questa domanda sul giocatore altrui dovrebbe suscitare un entusiasmo tra i miei? È una cosa che non riesco a concepire, neanche nella logica, nell'intenzione, niente. Allora, speriamo che arrivi qualche resoconto importante, perché porca miseria. È dura, eh. È dura, è dura. Oh, allora, fermi. Resoconti. Nua. Nua è un set. No, pessimo, non ci piace. Diabaté. Awudu. No, Awudu non ci piace. Padilla. No, Padilla. Bei capelli, Padilla. Pari in antico romano, la Padilla. Fatti vedere. Garcia, no. Pedri. Però c'è Brown da quella parte. Potremmo sempre riadattarlo, eh. E dunque, poi Vencedor. Vallejo. Allora, io comunque, ragazzi, sto pensando una cosa. Noi non siamo in condizione di giocare col trequartista. Sta squadra non se lo può permettere.
Arvin Appia è quello che ho comprato altro aie. No, ve prego. Penso di sì, eh. Penso di sì. Comunque, questo Osawe, che costa 800.000 euro, ci può far svoltare. Questo Osawe, che avete segnalato in tantissimi, noi lo proviamo ad andare a prendere adesso. Che faccio? Lo lascio lì. Osawe! Venga, sono Osawe. Allora, scende? Sì. 2006, 800.000 euro, ma un bel prestito? No. Vediamo un po', allora, io vorrei ammortizzare un po'. Mamma mia, mamma mia. Dunque, Darrans, che è terribile, potrebbe essere valido, con un'aggiunta di 600.000. 800 senza Darrans. Scambio giocatore. Io ci vorrei mettere qualcuno in mezzo. Pušić. Negozio cartellino. Pušić e 400. Dai. È un'offerta irrinunciabile. Niente, non gli interessa. Io me devo levare qualche stipendio, raga. Me devo levare Lisbica. Vale 200. Negozio offerta cartellino. 600 Lisbica. Manco Linsbiger. Scambio giocatori. E io provo Guardado. Dai, che è terribile pure Guardado. Guardado e 6 e 6, dai. Niente, non... Chiedimene uno tu! Se non va bene niente. Per Diana. Kocic. Me levi Kocic, te pago 800. Te pago 800 se me levi Kocic. Cazzo, questo non se lo compra nessuno. Levami sto stipendio, fammi sto favore. Niente. Non c'è proprio verso. Non c'è proprio. Ma neanche. Dai, levami questo. Levami qualcuno. Dai, 7-3. Vabbè, non gli va nessuno. Va benissimo. Allora, clausola per la rivendita, vi do il 15%. E me lo fai pagare però 7,80. Ci stai? Sì, ok. Va bene, allora trattiamo con lui. Sperando che ci sia modo di chiudere rapidamente. Prende 2,6, gli offriamo 2,5. E credo che avremo risolto il problema. 3 anni va benissimo. Facciamo anche 4. Allora, Vignola Clau. Addirittura, ombre umilissimo. Si riduce lo stipendio pur di venire in Serie C. Beh, Osawe, come ti chiami? Qualunque cosa tu voglia adesso. Allora, abbiamo un attaccante adesso. Tra l'altro, è uno di quelli che avete chiesto voi. Sono contento. Quindi, io direi che lui è un 20. Ah, vabbè, fortuna facile, ci si può lavorare. È un 26enne che può fare coppia con Kensuke alla grandissima. Piede debole, Kensuke a 4 stelle, lo mettiamo a sinistra e Osawe a destra. Un piano di crescita ad hoc per Osawe, direi che potrebbe essere doveroso in questo momento. Vediamo un po'. Osawe già non ha più possibilità di crescere, benissimo. Allora mettiamo qualcosa che ti blocchi. Attaccante mobile, che è quello che ci interessa. Ok, 144 settimane. Mazza Osawe, c'hai 26 anni, già non cresci più. Quanto è amara la vita per Osawe. Diamine. Pensavo che insomma avremmo avuto una vita un po' più allegra. Oh, tanto mi ha dato del tutto per Suk. Costi troppo. Breitez è uno svincolato intrigante. Pirinen 76.
Ma quasi quasi. Fiola deribile. Pirineo Breitez. Breitez. Paradossalmente Breitez. La tua difensiva è pure più forte. Certo, c'ha 34 anni, non si svecchia. Però... Oh. È gratis. È gratis, ragazzi. È gratis. Offerta per Wilsh. Wilsh non fa parte. Ah no, Wilsh è il nostro terzino destro. Diamine, no. È arrivata un'offerta dal Darmstadt. Dal Darmstadt, che è? Scusate, ma io. Così. Darmstadt. Calcio. Allora, il Darmstadt è una squadra calcistica tedesca. Milita nella Zweite Bundesliga. Che è la Bundesliga 2. Sì, la Serie B. E quindi mi posso giocare subito il bonus? No. No, ragazzi. È arrivata un'offerta da più in alto e tocca accettare. Seguendo le nostre regole, ragazzi, tocca accettare. Abbiamo un solo. Un altro bonus e basta. Che io vorrei giocarmi per eventuali giovani. Per cui va bene. Wilsh sarà ceduto e al suo posto troveremo qualcun altro. Allora, Sargent ed Evina. Costi troppo. Evina. Allora, dobbiamo subito intervenire sul discorso Wilsh. Questa sarà la sua ultima apparizione probabilmente nella squadra. Per cui perdiamo anche l'ultimo terzino destro che abbiamo a disposizione, ragazzi. Bruttissima. Bruttissima. Allora, abbiamo Klassen che è un terzino sinistro. Io vorrei capire. Cavolo, rimaniamo con Gressler. Steinhardt e Klassen. Allora, uno dei tre va cambiato in terzino destro. Steinhardt o Klassen? Ci vuole un destro. Qual è il destro fra i due? Steinhardt è un mancino, quindi va bene, niente. Klassen è un mancino, pure lui. Il più giovane chi è? Klassen ha 20 anni. Steinhardt ne ha 28. Klassen, diventerai ufficialmente un terzino destro pur giocando, pur essendo mancino. Allora, Abrosa, Klassen, piano di crescita, terzino destro. Imparerai a calciare tra 2 settimane, tra l'altro. Tranquilli proprio. Quindi lui diventerà un terzino destro. Steinhardt è terzino sinistro. Gressler. A questo punto me lo riadatto a destra anche lui. Me lo riadatto anche lui. E a questo punto si fa proprio imprescindibile l'acquisto di coso di Breitez, che è praticamente Newell coi baffi. Adesso lo vedrete. È praticamente Newell coi baffi. Crucialissimo. Va benissimo. 3 anni di contratto me li fai? Un anno, famo due, dai. È il nostro quadrato, sarà. Io ti posso offrire 2000 con 3000 subito, dai. Ma perché? Vabbè, poi ci pensiamo, ragazzi. Tanto c'è eventualmente tempo. Allora, la rosa direi di non cambiarla. Osawe prova subito, via. E speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Grande sfida. Ragazzi miei, sarà Pierluigi Pardo e dura, eh. Stefano Nava pronti come sempre a raccontare Sarà le emozioni dura di perché questa tocca sfida. vincere. Sennò Sapete che si affrontano qui si mette il veramente prossimo male. europeo della DFB Pokal, la Coppa di Germania.
sfida che mette di fronte. Che poi, d'altro, questa è Coppa di Germania, neanche campionato, per cui ci frega fino a un certo punto in realtà, però. Lex, Usaue, oltre ai valori dei perché questa può essere l'azione che va. Ma porca, si avventa sul pallone. Mi piace comunque. Agilissimo. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Avvi per Bariager. È in buona posizione. Ma che ma che bravi. Sì, però sotto porta, ragazzi, sembriamo veramente persone con dei problemi serissimi. Parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo. Guardalo. Niente, non c'ho mano l'ass. Mi devo ricordare sta cosa, che non c'ho mano l'ass lì dietro. Può metterla in mezzo. Bravo Steinhardt. Per Brown. Per Brown. Dai ragazzi, che Brown piotta una cifra. Brown piotta una cifra. Lex. Ma porca. Ma il pallone torna in campo, pericolo. Posizione questa giudicata che cosa? Ma vai a quel paese del fuorigioco. Comunque raga, posso dire che con queste poche regole, tra l'altro vi ringrazio per averle apprezzate, mi sta piacendo un casino la carriera. Mi sento iperstimolato come non mi capitava da una vita. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. La dura legge del gol. Segna sempre lui. Bello, bella. Rimorchio, Lex. C'era pure fuori gioco, mi sa. Deusaue, perché lì era un po'. Era un po'. Insomma, ha leggermente ostacolato la visione della situazione. Bene così. Grande Lex. Grande Lex. Il nostro Lex Luthor. Bellissimo. Ma sempre Lex. Però Alex, sotto porta sei veramente disgustoso. Fatelo dire. Oh, ma che io lo stai a pizzare? Aspetta l'arrivo dei compagni. E quello ci sta pure. Oh, ma che lo stai a aspettare? Dai. Niente, mi ha fregato tantissimo. Non te lo perde. Mamma mia, Hiller. Parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Mamma mia, Hiller! Portiere fenomenale per la Serie C. Fenomenale, veramente, fenomenale. Grandissimo. Allora, primo tempo buono e fa sorridere che proprio quando stavo iniziando ad accarezzare l'idea di rinunciare al trequartista, il trequartista si è rivelato poi fondamentale ai fini di un buon risultato parziale. Riusciremo a portarlo a casa? Non lo so. Manca ancora la prima vittoria in gare ufficiali quest'anno. Siamo sempre cercando spazi. Sempre, entrata insomma, decisa. Avvicinata per un soffio, ma mai centrata. A Wilsh già c'ha la testa altrove, di la verità, Wilsh, già stai a pensare la Serie B, venduto. Mercenario. Facilmente dalle proteste. Ragazzi, io non posso. Bravissimo. Non posso regalare un'altra partita. C'è cambio in vista. Coppa di Germania potremmo alzare veramente qualche lira. Sono schierati in campo in maniera intrigante e interessante. Steinhardt. Cross sul palo più lontano. Non puoi, Piampano del genere. Aia, mamma mia. Ragazzi, calma, Bravo. Ragioniamo. Niente, ci stanno a mettere sotto. È incredibile comunque quanto aumentano la pressione le squadre della CPU nel secondo tempo. Si affidano al tiki-taka per cercare il gol del pari. Bravo. Hanno perso palla. Bravo. Guardalo. Mi fatti vedere. Bellissimo. Va bene. Ma che fa? Elastico già, Brown. All'età sua, non te fa saltare. Là, tienilo lì. Arca miseria. No. Il pari adesso no. Niente. Arca miseria, oh. Non si riesce a vincere la partita. Ma che è sta cosa? Gol
che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro, palla prolungato in attesa del momento giusto. Non impeccabile. Ma poi, ma che te butti per terra, Hiller? Siamo di nuovo in parità, grazie. Niente, ricomincia l'incubo della pareggite. Ah, oh, Baria che rammazza, che pippone, però. Fatto di, so tre partite che ho messo a tenere. Madre santissima, a cantera, ma capite, a cantera, però che palle. Dunque, Ngunu. No, Ngunu adesso. La potenza di Ngunu, Osawe. Suma dunque l'azione d'attacco. Per fasi supplementari ci pensa Ngunu. A caccia del gol vittoria. C'è a coso. Senti. Ma eh? Hiller. Niente. Un'altra occasione, forse l'ultima per conquistare la vittoria. Occhio al mi viene da piangere, mi viene da piangere, non è possibile. 88esimo, non si può uscire adesso, se no, ragazzi. Occhio al tocco in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Non si può uscire al 90esimo. Mi rifiuto. Occhio al cross in mezzo. E c'è la traversa. È un gol che vabbè, racconta, ma porca. Che personalità questa squadra, Pier, che carattere. Hanno attaccato fino all'ultimo, trovando la rete proprio nei minuti finali. No, non è carattere. Inizia con C, ma non è carattere. Quello che c'hanno. Non è carattere. Guarda, c'hanno un prete operaio, un porta. Vabbè, io non c'ho parole. Questo corner alla perfezione, trovando non c'ho parole, non c'ho parole. Non c'ho parole. All'ultimo secondo mi hanno segnato, di nuovo. Non so che dire, ragazzi. Non è facile ambientarsi, su. Impareremo da questa sconfitta. Cerchiamo di essere positivi. Non si possono perdere le partite così. Ah, raga, è la verità. È la verità. E quando le cose bisogna dirle. Mamma mia. Ragazzi, mi fermo qua. Così abbiamo poi tutti i vari argomenti da gestire la prossima volta. Giornata storta, che miseria, giornata stortissima, però sarà dura. Ah, se va su in 3, vabbè, siamo a 3 punti dalla zona promozione, vediamo che succede, ragazzi, ce la metteremo tutta.